Il Giro d'Italia non è solo una kermesse di corridori e grande spettacolo, sono tante le iniziative a supporto, anche di origine ambientale. Una di queste è Ride Green, progetto nato per ridurre l'impatto ambientale attraverso l'utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili. L'idea è stata supportata da Novamont, leader italiana ed europea nel settore delle bioplastiche. Ride Green ha l'ambizione di sensibilizzare l'opinione pubblica contro l'abbandono dei rifiuti, nell'obiettivo primario del riciclo e della raccolta differenziata, che al Giro d'Italia nel 2016 ha raggiunto l'84%. Maggiori dettagli li ha forniti per noi Luigi Bosio della cooperativa Erika, che al Giro è l'ambasciatore dell'iniziativa. Il progetto Ride Green prevede che durante le tappe del Giro d'Italia in partenza e in arrivo si faccia la raccolta differenziata, e non solo, perché è unica corsa a farlo di questa caratura. Anche durante il percorso abbiamo una green zone dove gli atleti in prossimità del traguardo si possono liberare dei rifiuti e non vanno dispersi, perché in quel chilometro che è segnalato con due cartelli vengono poi raccolti, avviati al riciclo. Abbiamo delle isole piccole, delle isole grandi, attrezzature adeguate fornite dai nostri partner, e poi abbiamo anche un'interlocuzione col territorio che è fondamentale, che ci fornisce dei volontari per presidiare le isole. Tutto questo è reso possibile da alcuni partner, in particolare mi fa piacere citare Novamont con il marchio Mater B, che fornisce tutte lo stovigliame compostabile che viene utilizzato negli hospitality. Sono allo studio per le prossime edizioni le compensazioni della CO2 che vengono emessi dai mezzi del giro, e una lenta e progressiva, in base anche alla tecnologia disponibile, sostituzione delle macchine, diciamo, a combustibile fossile con macchine prima ibride e poi totalmente elettriche, per andare proprio incontro al massimo dell'essere green.